Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Canta ed esulta, o Chiesa del Signore. Cristo ha svegliato sua madre dalla morte e l'ha innalzata nella gloria del cielo. Alleluia, alleluia. Amen. Quando tuo Figlio fu innalzato da terra, attirò ogni creatura a sé, e ora egli ti innalza nei cieli accanto a lui. E tu avanzi alla sua destra raggiante di gloria. Nella tua carne si compie l'ora di passare da questo mondo al regno. Oggi tuo figlio ti offre il vino nuovo che a Cana avevi già pregustato. Donna, Cristo tuo figlio ai piedi della croce ti lasciò amare a Giovanni ai credenti. Oggi ti accoglie nel suo regno e ti proclama in eterno. Regina del cielo, gloria al Signore che raduna il suo popolo e Maria fa risplendere l'immagine della Chiesa. Cantiamo lodi all'indivisa Trinità che ha operato in lei meraviglie di grazia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. L'assunta di San Paolo della Croce e di San Domenico. Il fondatore della Congregazione della Passione di Gesù Cristo e delle claustrali passioniste, San Paolo della Croce, si preparava a questa festa mariana con il cuore colmo di affetto filiale, rinunciando per 40 giorni alla frutta, nel gran caldo dell'estate, offrendo anche altre penitenze e recitando ogni giorno i 15 misteri del Rosario. Era la Quaresima dell'Assunta, con cui si apprestava a vivere intensamente la solennità mariana. Ad Agnese Grazzi, sua figlia spirituale, raccomandava di celebrare bene questa giornata. Nella lettera del 10 agosto 1734 le scrisse: «S'avvicina la gran solennità dei trionfi della nostra cara mamma. O dolce morte, morì d'amore questa gran regina». Morte che è più desiderabile della vita. Ah, in quel santissimo giorno le raccomandi assai il povero Paolo. Io non desidero altro che essere tutto trasformato nel divin beneplacito. Supplichi la Gran Signora che si pigli protezione di questo suo ritiro, il convento dei passionisti, e lo provveda di grandi servi suoi e li diriga lei, secondo il gusto del suo santissimo figlio. San Domenico Guzman amava la Vergine Maria più della sua vita e nell'ultimo anno della sua vita disse: «Miei cari amici, voi mi vedete fiorente di salute, ma prima che spunti il giorno dell'assunzione della Beata Vergine, io me ne partirò da questa terra». Così 800 anni fa, San Domenico Guzman, con il cuore pieno di pace, annunciava a un gruppo di studenti dell'Università di Bologna che la sua esistenza stava per finire. Il santo, come gli era stato annunciato in una visione, con gli splendori di paradiso, sarebbe morto il 6 agosto, dopo una vita dedicata alla contemplazione e alla predicazione, sempre sostenuto da un profondo amore per la Vergine. Grande apostolo del Rosario, San Domenico amava intonare durante i suoi viaggi alcuni inni mariani come l'Ave Maris Stella. Vergine Santissima dell'Assunta, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.